Ora diamo la parola al dottor Egidio Battaglia, responsabile dell'unità di oncologia Serte di Soverato. Prego. Grazie, buonasera a tutti e un ringraziamento alla Prolopo, in particolare a Grisella e a Bruno per l'invito a questo convegno. Riporto i saluti del dottore Montesano, direttore del mio servizio, che per impegni assunti in precedenza oggi si trova ad un corso di formazione e quindi non ha potuto partecipare. Io ho preparato un po' di slide, mi serviva un'oretta, mi hanno detto che i tempi sono 20 minuti, quindi cercherò di ridurre, di stringere un pochettino, forse meglio di metto qua, perché se no mi compro. Da dove va? Ok, allora partiamo da quella che è la definizione, che per me è quella che definisce meglio questo problema. Ci sono tante definizioni per l'alcolismo, secondo me questa è quella che valuta nel complesso proprio questo problema. L'alcolismo è un disturbo a genesi multifattoriale, biopsicosociale, associato all'assunzione protratta e episodico di bevande alcoliche, con presenza o meno di dipendenza, capace di provocare una sofferenza multidimensionale che si manifesta in maniera diversa da individuo ad individuo. Questa è la definizione. Vi do qualche dato del consumo di alcolici in Italia. Non sono dati recentissimi perché non è facile reperire dati molto recenti, però siamo più o meno due anni fa, 2012-2013. Ed il consumo medio annuo in Italia pro capite di 58 litri di vino. Questo significa che la media è la stessa media di quella del pollo, cioè calcolata su una popolazione di 60 milioni di abitanti, per compresi i bambini, quindi vi rendete conto, togliendo poi i bambini, persone che non hanno bevuto, eccetera, c'è chi ne beve molto di più e chi non ne beve per niente. Il consumo medio di birra è invece 23 litri pro capite all'anno, e con un consumo medio in grammi di 28 grammi. Questa è una questione tecnica, quella dei grammi, che è valutata proprio per quanto riguarda la concentrazione dell'alcol nelle varie sostanze. I problemi alcolocorrelati riguardano un po' tutti e due i sessi, però vedete con una netta differenza tra il sesso maschile e il sesso femminile. Avevamo fino a qualche anno fa un tasso più o meno dell'80% degli uomini che consumavano sostanze alcoliche e le donne erano ferme al 52%. Nel corso degli ultimi anni invece è da segnalare intanto una diminuzione totale del consumo di alcol, soprattutto del vino, quindi diciamo quella che era la nostra caratteristica dell'area mediterranea, che noi consumavamo più vino di altre sostanze. Però tutto questo a scapito di un aumento del consumo della birra e dei superalcolici, soprattutto tra giovani e donne, e quindi il gap tra percentuale tra uomini e donne si va riducendo negli ultimi anni. In Italia abbiamo il 23% di astenici, persone che non hanno mai bevuto, 3 milioni e mezzo sono i cosiddetti bevitori eccessivi, quelli che io considero ad alto rischio di sviluppare e diventare alcolisti negli anni a venire, e 1,5 milioni sono gli alcolisti già conclamati, cioè quelli che hanno già sviluppato una dipendenza verso questa sostanza con tutte le patologie correlate che poi vedremo velocemente più avanti. Quindi l'alcol, che fino a poco tempo fa, fino a un po' di anni fa, veniva considerato una sostanza innocua, ben accettata, un alimento da mettere sul tavolo a pranzo, cena, di festa, eccetera, adesso incomincia ad essere valutato per i rischi che sono legati al consumo di queste sostanze. Vedete, l'alcol è una sostanza che una volta introdotta nell'organismo determina alterazioni psichiche e comportamentali, quindi non è una sostanza così innocua, e quindi la possiamo definire una sostanza psicoattiva. Perché questo? Perché l'alcol, al pari di altre sostanze che possono sviluppare dipendenza, ha quattro caratteristiche che vedete lì, che sono la tolleranza, l'astinenza, il craving e la dipendenza psicofisica. Velocemente, che cosa sono questi termini? La tolleranza è quel meccanismo attraverso il quale il nostro organismo diventa tollerante alla sostanza, si incomincia a consumare piccole quantità di alcol per avere una gratificazione, un piacere, perché ci piace bere, però col passare del tempo scatta questo meccanismo della tolleranza, per cui per avere lo stesso effetto io devo aumentare la dose, quindi parto con un bicchiere, poi col tempo divento 2, poi 3, poi 5, fino a perdere il controllo. Questa è la tolleranza.
La sostanza, una volta arrivata nell'organismo, determina delle modificazioni, l'abbiamo vista. Se noi la togliamo bruscamente questa sostanza, il soggetto, il paziente che stava abusando, va incontro a una serie di segni e di sintomi clinici che configurano quelli dell'astinenza, che sono i più vari, dallo stato ansioso, l'agitazione, tachicardia, sudorazione e via discorrendo, ognuno poi ha delle caratteristiche personali. Poi abbiamo il craving. Il craving, questo termine ci sta ad indicare quel desiderio forte, intenso di riassumere la sostanza. Cioè non è controllabile da noi, per cui scatta questa voglia, questo desiderio, e noi dobbiamo riprendere un momento di consumare quella sostanza, altrimenti andiamo incontro all'astinenza. Facendo in questo modo si arriva piano piano a quella che è la dipendenza psicofisica, cioè si diventa dipendenti, ci si lega a quella sostanza sia a livello psicologico sia a livello fisico. Quando ci manca ci fa stare male, io non voglio stare male, non mi piace quella situazione negativa e allora ricomincio a bere nuovamente e si crea questo circolo vizioso. Questo lo sorvoliamo. Quali sono i fattori di rischio che possono determinare un uso occasionale e poi portare alla dipendenza? Vedete che abbiamo, da un lato abbiamo le caratteristiche individuali del soggetto, una vulnerabilità individuale, cioè caratteristiche proprie dell'individuo, l'asse genetico, le caratteristiche genetiche della persona, alcune persone, per esempio alcuni geni che sono più facilmente portano a sviluppare dipendenza, altri meno, la struttura di personalità, ma a questo si aggiungono poi altri fattori importanti che sono i fattori ambientali, vedete, lo stile educativo dei genitori. Se abbiamo una famiglia dove il papà, la mamma o il fratello beve, quella persona che sta in quella famiglia non può essere sensibilizzata al problema, perché tanto dice lo fa mio padre, lo fa mia madre, quindi allora l'importanza delle questioni, le persone, i giovani soprattutto, tendono ad imitare quello che fanno i genitori, e allora è importante lo stile educativo dei genitori, l'ambiente familiare. Sicuramente una famiglia dispiegata, una famiglia che vive nel disagio, rappresenta per quella persona, per i ragazzi che vivono in quella famiglia, un rischio maggiore di sviluppare abuso di quella sostanza e poi dipendenza. L'ambiente scolastico, l'atteggiamento dei pari, ecco, questo è un punto importante. Che significa l'atteggiamento dei pari? I ragazzi tendono a fare gruppo e quindi seguono un po' le mode, si vestono in un certo modo, quel gruppo si veste in un certo modo, quel gruppo gioca magari a pallone. Se in quel gruppo incominciano a fare uso di alcol o di altre sostanze o fumano, piano piano anche gli altri, per non sentirsi allontanati e marginati da quel gruppo, tendono ad evitare quello che è. E quindi l'importanza di rendere i ragazzi responsabili di quello che fanno e non seguire tanto la moda, il gruppo che loro frequentano. Poi l'abito culturale di ognuno di noi, la disponibilità delle sostanze. L'alcol è una sostanza legale, quindi facilmente reperibile. Questo facilita l'uso anche dei ragazzi, ragazzini. Noi facciamo prevenzione nelle scuole medie, a 12-13 anni, e i dati ci dicono che già a quell'età ci sono tanti ragazzi. Noi su un totale di 3.000 ragazzi delle scuole medie abbiamo avuto 40-50% dei ragazzi che hanno assaggiato l'alcol, che hanno già bevuto alcolici, ma usciva un 5-10% che addirittura si erano ubriacati a quell'età. E quindi vedete come si abbassa il livello a 12 anni. Partiamo a fare prevenzione quasi adesso alle scuole elementari, perché i tempi sono quelli. Allora, tutti questi fattori di rischio si intersecano tra di loro, si intrecciano fino a portare poi sia i fattori ambientali e quelli individuali, fino a portare alla dipendenza dalle sostanze. Questo meccanismo riguarda un po' tutte le sostanze, è così per quanto riguarda l'alcol, ma è così per quanto riguarda le droghe, il cannabinoide, l'eroina, la cocaina e via discorrendo. Questo velocemente per farvi vedere come agisce la sostanza nel nostro cervello, era un po' quello che vi dicevo prima. Vedete, la parte in azzurro, quel grigio azzurro, è la prima parte che entra in gioco quando la persona incomincia a bere. Beve alcolici perché c'è una gratificazione, un piacere, ci piace fare quello, entra in gioco i meccanismi di quei nuclei alla base del nostro cervello. In un secondo momento, della parte rossa, i nuclei colorati in rosso, subentra invece quella che vi dicevo prima, l'astinenza, cioè incominciano i sintomi che mi fanno star male. Quindi, se io non introduco la sostanza, da qui mi passano quei segnali e comincio a stare male, ad agitarmi, ad essere ansioso, ad andare alla ricerca della sostanza. La terza area, quella in verde,
quelle verde con i vari nuclei, e il giorno invece per l'apprendimento, cioè l'anticipazione di quello che io nel tempo ho imparato. Che cosa succede? Che mentre prima comincia bene, però so che quando arriva la sostanza arrivano i sintomi di astinenza, e allora vado a bere. Arrivano i sintomi, vado a bere, così io mi tranquillizzo. Con la terza fase, quando entro in gioco i meccanismi dell'aria verde, dei nuclei dell'aria verde, io addirittura anticipo questa sensazione, perché so che arriverà l'astinenza, so che starò male, allora non aspetto 4 ore, 5 ore quando finisce l'effetto dell'acqua, ma addirittura vado a bere prima, per continuare a stare meglio secondo la propria sensazione. Quindi l'anticipazione dell'abuso dell'acqua. Vabbè, questo è un po' quello che abbiamo detto prima, ci sono gli astinitari. Una classificazione analogica vede gli astemi, quelli che non hanno mai bevuto, astinenti, quelli che prima bevevano e hanno smesso, i bevitori occasionali, quelli che dichiarano di bere soltanto in determinate occasioni, una festa, al weekend o non so, capodanno e via discorrendo. Poi i bevitori che si considerano abitudinari o moderati, quelli che dicono sì, io bevo però mi controllo, bevo poco, e quindi, però lo faccio sempre continuativamente, i bevitori eccessivi, abbiamo visto prima, e poi gli alcolisti, quelli che ormai hanno sviluppato la dipendenza. Come si fa la diagnosi di alcolismo e problemi alcol-correlati? Intanto una buona analisi, cioè una discussione con l'ascoltazione del paziente che ci racconta un po' la storia di quello che fa e quello che non fa. Un accurato esame obiettivo, lo vedremo meglio più avanti, gli indici di laboratorio, gli indici ematochimici di laboratorio che ci portano, ci indicano che c'è un abuso di quella sostanza, e poi esistono dei questionari specifici delle persone che non si dichiarano ancora abusatori della sostanza o dipendenti della sostanza, però se noi facciamo questi questionari possiamo scoprire che già c'è un problema che incomincia a manifestarsi, e poi il counseling, cioè il colloquio che si fa con noi, il paziente, con la famiglia. Tutto questo ci porta a fare una buona diagnosi, perché comunque possiamo arrivare, vedete, ad individuare che tipo di bevande quella persona sta usando, la quantità, le modalità, il rapporto con i pasti, se ha avuto un periodo di interruzione o meno. Sono tutti dati che possono tornare utili nella valutazione di quella persona. L'esame obiettivo è molto importante e deve essere mirato a tutti i segni e gli indicatori diagnostici che noi dobbiamo saper cogliere. Vedete quanti ce ne sono, ve li dico così velocemente. Quando noi abbiamo una persona che sta usando dell'alcol, basta guardarlo, un occhio esperto riesce a cogliere tanti di questi, non c'è neanche bisogno di andare a fare poi altri accertamenti. Certo, per avere la conferma poi c'è tutti gli esami che vanno fatti. Però vedete, una faccia arrossata, le congiuntive iniettate, la sclera che diventa rossa, il pagamento, il pallore, l'ictero, se c'è un danno a livello epatico. Segni di pennacchio, la pelle secca, arrossata, male, sia il fisco, la dilatazione dei capillari del fisco, la voce tremola, la sudorazione, sono sintomi che si possono cogliere per inquadrare una corretta diagnosi già all'inizio. Altre alterazioni, l'alterazione delle sensibilità agli arti inferiori. Noi abbiamo avuto dei casi di persone relativamente giovani, 40-50 anni, con grosse difficoltà di ambulazione, perché avevano sviluppato una neuropatia periferica. Erano persone che associavano l'abuso cronico dell'alcol da molti anni insieme al fumo di sigaretta. È passato un periodo di 6 mesi di astensione totale dall'alcol, con un po' di vitamine, un po' di farmaci per fare stare tranquillo. Adesso queste persone, io ne vedo qualcuno ancora che adesso si muovono liberamente, camminano normalmente, hanno recuperato la funzionalità proprio degli arti. Poi la sensazione di calore, la memoria degli arti superiori, segni di astinenza, deficit della memoria, sono tutti segni obiettivi, ipotrofia muscolare, possibili segni di traumatismi. Spesso succede in chi abusa di alcol che nemmeno si accorge che magari cade, si fa male, sbatte con il ginocchio, sbatte con la testa, però poi a distanza di qualche giorno o magari durante la vista salta fuori un ematoma o qualcosa, allora si ricorda che è perché l'alcol un po' anestetizza, e quindi un alcolista, uno che è sotto la fede dell'alcol, difficilmente si lamenta perché ha preso una botta e è caduto e via di comunque tanti altri segni, poi altri segni obiettivi di epatomegalia, cioè il crescimento del fegato, che può essere da lieve fino alle forme più gravi, come si arriva alla cirrosi, la splenomegalia, la minza, via discorrendo, quasi un po' veloce per tagliare. Quali sono i test di laboratorio più importanti che devono essere fatti poi per avere la conferma? Un aumento della gamma GT che è abbastanza specifica, sono le alterazioni dovute al danno a livello epatico.
l'aumento del volume corpuscolare medio dei globuli rossi. Frequentemente troviamo in un alcolista in chi ha abusato con l'alcol, troviamo un aumento dei globuli rossi, una macrocitosi, aumento proprio del volume, un incremento delle transaminasi, con aumento del corpo soprattutto rispetto al GPT, poi l'ipoglutemia, possibile ipoglicemia, ipertrigliceridemia, sono tutti dati che noi dal laboratorio, quando mandiamo l'esame del sangue al laboratorio, poi ci ritornano tutti, quasi tutti alterati. La diagnosi è qual è? La diagnosi è qual è? Questa è il colloquio, quello che nessuno ricordare, per esempio, e conoscere che queste persone tendono sempre a minimizzare o a negare. Non troverete mai l'alcolista che beve, non lo so, 2 litri di vino, 10 birre, di amari, eccetera, che verrà a vista, si presenterà a vista e dirà questo. No, dirà sempre, no, ma io bevo un bicchiere di vino a pasto, 2 bicchieri massimo, qualche volta una birra, eccetera. Ma poi quando parliamo con i familiari, l'importanza dei familiari quando si presentano i servizi, quando si parla di familiari è tutta un'altra storia, e quando poi facciamo gli esami saltano fuori poi casi. Quindi tenere presente anche questo problema. Pertanto, per agganciare queste persone quando arrivano, perché è difficile lavorare con gli alcolisti, quelli conclamati, è difficile, quindi bisogna avere una certa disponibilità di tempo e di elasticità mentale, cercare di entrare in empatia con queste persone senza giudicarli, ma lei ha fatto questo, ma lei è ubriaca, lei è un ubriaco, perché questo significa mandarlo via, scappa dal servizio. Allora, un buon rapporto serve per farlo stare via e accettare poi di fare il programma di riabilitazione. Comunque, la cosa importante quando la persona si rivolge al servizio è quella della motivazione. Se non...